Ok. Ha ha. Sì. Sì, è quello. Ha ha. Ah. Ok, allora iniziamo da chiedere se... Oddio, c'è qualcuno? C'è Applica. nessuno? Ok, Sì, ok. inizieremo pensando... Ha ha. Sì. Sì, è quello. Andiamo. Ha ha. Che bella Wow. mia Sì, immagine. chiudilo, intanto non lo vedono loro. Lo Inizieremo so. parlando di Amonkhet, Ok. Io prendo poi dei... tutto. progressi di Mother Master, delle bombe già lanciate e vabbè, E che speculiamo. speriamo che E continuino tanto so che l'unica... senza E problemi. poi ci sarà lui. Giralo. Yeah. Aspetta, che sto guardando se... Ok. Ciao! Ciao Manuel. Automod enabled. Cose nuove di Twitch. Wow. Bene. No, no, bene no. Non lo so, secondo Allora, me estraiamo il quaderno delle idee, che in realtà sembra il diario di un necromante. Cioè, sì, l'idea è un po' quella, è mia. E arriviamo su quello che beh, sappiamo. aspettiamo un attimino. Vabbè, ma intanto Sono iniziamo. Manuel Porceddu. Ah, Ok, ciao. ciao. Perfetto, perfetto. Almeno colleghiamo i Qualcuno... nickname Esatto, alle facce o ai nomi, esatto. almeno per quello. Cosa volevamo iniziare? Con Amonkhet l'unica cosa che inizierò da cose che sappiamo Siamo... già. Esatto, Le bravissimo. cose che sappiamo già sono quelle offerte dal sito della Wizard con che è la presentazione originale che mi sa che nessuno ha letto. Sì, da molti commenti... Nessuno ha letto. No, non tanto sulla nostra pagina, No, ma in io giro. in giro io trovo gente che si dimentica che la Wizard ha già fornito una piccola descrizione del piano. In questo piano, che è un piano desertico, viene considerata un'oasi all'interno del deserto, governata, sottolineiamo, da Bolas, solo Esatto. governata, viene detto. Quindi non si sa Non sembra. se è un piano da lui creato, ma da lui governato. Ma rimaniamo sulle cose che sappiamo, le speculazioni a dopo. Piano egizio, in questa ispirazione egizia c'è quest'oasi nel deserto dove vengono, si dice, forgiati i guerrieri. Quindi ipoteticamente prima o poi ci saranno anche questi. La vita consiste in una lunga serie di duri allenamenti in preparazione alle ordalie delle cinque divinità. Queste prove ti fanno accedere alle file dei prescelti, un gruppo elitario di guerrieri. Con forza, astuzia e velocità, ovviamente devi conquistare la Il vittoria per favore. arrivare ad avere un ruolo d'onore in quello che è chiamato al di là, che non sono sicura se ci lasci le Magari penne, ma magari l'al di là potrebbe anche, sì, illuminati. potrebbe anche essere data Eterna Revolt un viaggio extraplanare, Può perché essere. non sappiamo molto Perché c'è su scritto quello. che i guerrieri ascendono Scendono, a... quindi tipo Valhalla, cioè nel senso sembra che abbiano preso questa parte un po' dalla mitologia pratica nordica, come anche vadano i nella. guerrieri che vanno a, diciamo, come guerrieri prescelti Sì. degli dei, L'unica come cosa lì che in sappiamo Ainmeria. dal nome delle prove sono quelli dati dal packaging del pre-release di Amonkhet. Il packaging presenta 5 prove con le cose da fare durante il pre-release, ma non interessano i nomi, che sono la prova di solidarietà, la prova di conoscenza, la prova di forza, Aspetta prova di ambizione e la prova di zelo. tanto che te spieghi, io condivido. Però Secondo me viene... saranno le ordalie come intero. Sì, quello è plausibile, ovviamente le ordalie saranno forse presenti. È ovvio che in base alle 5 divinità, non 10, si parla solo di 5, ci saranno anche le ordalie di determinati colori. Le immagini, grazie. Le immagini, Le facciamo immagini. le cose belle. Facciamo le cose Wow! belle. Sono state spoilerate ovviamente le immagini delle divinità. Aspetta che faccio capolino. Comunque, nelle immagini delle divinità non si capisce bene se saranno monocolor, bicolor o tricolor. Io personalmente, e qui in momento speculazione, escluderei Bicolor, il devi dire. bicolor. Perché? Perché si parla di 5. E escludere 5 coppie di colori su 10 diventa un po' limitante. Invece, direi che
monocolor, c'è cioè il rischio che assomigli troppo al primo blocco di al primo pezzo di Theros, quindi Theros, non Journey to Nyx, non Born of the Gods. Oppure comunque vediamo che in Ether Revolt le leggendarie sono monocolor, quindi Yhenny, Karisev, tutte loro sono monocolor. Quindi inserire altre 5 leggendarie monocolor subito dopo potrebbe essere difficile. La mia speculazione, come sta dicendo bene Manuel in chat, è quella che stiano tricolor con i colori di Alara. La ragione perché Alara e non Tarkir è più perché Tarkir è troppo vicino. Alara è molto lontano. E Bolas ha anche una preferenza per Alara, dai, ha fatto tutto sto casino, gli piacerà. Tra le varie mie idee, secondo me Bolas comunque ha un nuovo colore, ha preso il verde, perché il Secondo me bianco non ci sta, secondo lui no. E direi che... Con che... Andiamo avanti? beh, Questa questa. secondo me potrebbe essere la divinità o bianca, se fossero monocolor, oppure nella mia idea era Naya, perché è il gatto, come i gatti in Alara, che erano più Naya. Capito. Vai avanti. Questa divinità invece sono indecisa tra o blu, sicuramente se è monocolore, se è tricolor c'è sempre il dubbio di Esper o Bant. Forse Esper, perché sa più di saggio, sa più di scopritore. Sì, anche secondo me. Oppure in realtà ci Ciao starebbe. Montre, ci starebbe Ciao anche Montre. Bant per la questione ipotetica delle aure, Ah, come sì. colori. Dipende poi da Ovvio, che sono tutte tematiche tendono speculazioni. ad assumere, diciamo, queste divinità. Sì. Se avranno delle meccaniche associate o soltanto dei colori, Ovvio che è tutta come era in speculazione, quello di ma è per Theros. riprendere, perché comunque abbiamo visto in Theros monocolore, bicolor, bicolor. Qua si parla di 5, si parla di un Sì. blocco solo da 2, fare 5-5, escludere delle mitiche con 5 No, poi ci altre saranno solo questi 5, 5, quindi quindi. sì, tricolor secondo me è fattibile, quindi Tricolor speriamo poi è giusto per allacciarsi al fatto che c'è X. Bolas, e quindi diciamo, se vuoi rendere anche dal punto di vista logistico, se vuoi rendere giocabile Bolas in T2, Devi fare altre cose devi fare in modo che tricolor anche e in che... draft, devi fare in modo che almeno il set supporti, diciamo, Quindi i terre. tre colori o comunque più colori, un set multicolor, come è giusto giusto un hint per quello dopo Modern Sì, Masters. Mother Master sta riprendendo un sacco di cose di Alara. Sì, hanno deciso che l'ambiente di draft, perché è quello a cui pensano, oltre al fatto delle ristampe, debba essere comunque un ambiente Tricolor. tricolor Andiamo circa. avanti. Allora, questo qua è l'Ibis. È un ibis, quindi tot, È in quindi teoria. mentre l'altra era poteva sembrare Bastet, anche Bastet. se dorato, e Bastet di solito è raffigurata Beh, in ma poi sono nero. tutti dorati. No, perché tot è blu o dorato spesso. Tot, dio della conoscenza, quindi il blu ci starebbe Esatto. all'interno comunque, anche se fosse una triade. Successivo abbiamo il dio più coccodrillo, che assomiglia comunque a una tipica divinità Sì, egizia, che è io quella del Nilo. del Nilo, ma io ipotizzo, personalmente penso che sia Jund, Sì, ci sta per i come. colori del cielo, per gli zombie. C'è chi mi dice no, per gli zombie allora Grixis, ma Ah, è secondo vero, me ci è sono più... tutti gli sono tutti zombie zombie. quelli sotto che lo E al adorano. massimo è mononero, cioè nel Oppure senso, sì, comunque il mononero, colore è il centrale è nero. palesemente il nero. Perché con gli zombie e le mummie che ti adorano, sì, perché le mummie sono confermate, perché nell'immagine Sì. di Liliana ci sono, essendo ne il nero sicuramente sarà dominante. La mia ipotesi è che sia Jund, anche se non c'entra con magari il vecchio Jund, ma i colori. Sì, no, come colori può starci alla fine. Aspetta, Successivamente. stavo guardando sul fondo, lì in fondo c'è un tempio, penso sia il suo, è a Il forma di suo. muso di E coccodrillo. poi là si vedono in fondo le Le corna di corna di. Vabbè, ma Bolas. quelle Poi, abbiamo già capito che saranno ovunque. Poi. successivamente, lei, divinità che richiama molto Anubi, però è come giudice anche, Aspetta, come... secondo me
Potrebbe essere che siamo una stessa tavola, questo, perché c'è il cielo che ha più o No, no, meno. sono No, no, tavole no, sono tavole diverse. diverse. Lei che assomiglia ad Anubi, dio sciacallo, lei è una dea sciacalla, Esatto. è sciacallo, e sarebbe Grixis o Jund, però in entrambi, secondo me, lei ha più del Qua c'è rosso, più. Sì. quindi Grixis però c'è del nero e il blu può sempre aiutare, cioè fa sempre Esatto. favori. E Poi dipende da ovvio che è tutta una come vogliono, speculazione. sì, come Perché vogliono magari si scopriranno giocarsela. bicolor e poi altri bicolor mettono boh delle, gli eroi. Però a mio Esatto. parere gli eroi potrebbero essere bicolor, ma di colori che sono all'interno della triade. Come per dire, io sono devoto di quella divinità, anche i sacerdoti se ci sono, devoto a quella divinità, quindi comunque posso Sono avere allineato allineato con i con i colori. colori della divinità. Dov'è Bolas qui? Qua Lui, qui non c'è per esempio non le so, corna di a parte Bolas. forse l'arma che potrebbe ricordare il bidente, che potrebbero Anche ricordare le le due armi corna. si parla di richiami a divinità, creature di altri Ah, forse, piani. ah no, forse intendeva dove è Bolas nel piano? Intendevi quello? O dove è Bolas Bolas, nell'art? Bolas secondo me o è tipo padre degli dèi, quindi una cosa tipo Zeus, tipo Odino. Tipo Sì. Ara, oppure è più un Master of Puppet, cioè è un burattinaio E se in dietro. realtà lui fosse. Sto pensando adesso. Finiamo un attimo la carrellata degli dèi, poi Sì, sull'ultimo sì, dio sì. ci fermiamo. Ah, nell'arte. Nell'arte non Nell'arte, c'è. secondo me, cioè l'unica cosa che si avvicina sono appunto i due denti del bidente che hanno più o meno la forma, ricordano la forma. Grido, Allora, abbiamo ciao. fatto una ti sei perso semplicemente una carrellata di ciò che sapevamo già di Amonkhet e Stiamo, speculazioni sì, sui parlando, ipotetici triadi di esatto, colori sugli dèi, degli di che colori dèi. possono essere, di che cosa potrebbero fare, eccetera. Jatezeret è il Master of Metal, Bolas potrebbe essere il Master of Esatto, Puppets. così un po'. E L'ultima l'ultima divinità, divinità. a mio parere, potrebbe essere come colorazioni, come questa Bant, sì, Bant Sì. e non è Esper, perché comunque ha Sì, questa idea, di questo solito i serpente, serpenti sono sono verdi verdi e e blu. blu, quindi c'è questa idea. Triadi. Triati, sì, Sì, terzetti di colore, secondo, diciamo tricolor. che se non. Se, a Oppure meno che non siano verde. monocolor, secondo noi lo potrebbero puntare al tricolor, dato che è da un po' Perché che. è da un Cioè, po' che non li è da un po' che non lo vediamo. fanno. Cioè, nel senso, è da Khans of Tarkir che non fanno comunque delle triadi, quelle di Alara originale. Il fatto che ci sia Bolas come cattivo centrale che appunto ha la triade Grixis, come, cioè il rosso, il nero e il blu come colori diciamo identificativi, Sono potrebbero solo ispirarsi, cinque le esatto. divinità, Sono cinque quindi divinità, non quindi escluderei a i priori i bicolor, bicolor, perché comunque bisogna a farne meno che 10. esatto, non, cioè nel senso di solito tendono a fare dei cicli di queste cose. E quindi secondo noi comunque o sono O sono monocolor, e anche tricolor. perché ognuno dei cinque dei si può capire almeno il colore principale di cui Sì. è, come abbiamo visto prima, ed eventualmente da questo colore principale si può benissimo adattare una delle triadi di quelle che erano state originariamente di Alara. Perché ho provato anche, che ora non ho sotto mano, a identificarle con le triadi di Tarkir, però l'idea è che Tarkir è troppo vicino. Sì, e poi l'hanno, nel Diciamo senso, che poi le hanno uccise subito quelle triadi perché hanno cioè hanno fatto detto prima o sono poi, disse, quelle, ok, Tarkir, facciamo i Khan, poi hanno fatto facciamole, poi hanno fatto refor, esatto, e poi bicolor. sono tornate bicolor, quindi Lì, per esempio, avevano limitato i bicolor, però erano parte dell'identità dei tricolor esatto. della prima parte del blocco. Quindi questa è un po' quello che sappiamo, le speculazioni. Bolas, non, a mio parere, qui, quindi speculazione Tolgo le numero immagini così vedono le 4, nostre belle cos'è, facce. 3, divinità, Aspetta, metto un eroi po' a fuoco. ipoteticamente mono, eroi o coloro che compiono No. le ordalie bicolor, dell'identità Meno. della divinità per cui la fanno. Speculazione numero 3, Bolas sarà
non principale, non un attore principale, ma più un regista di No. alcune cose. Speculazione numero 4, lui non ha creato il piano. Il piano No, il esisteva già. piano secondo me esisteva già. Cioè, Lui ha preso che solo, magari più prima di se Avacyn, secondo me. ha preso ispirazione da Theros e ha aggiunto delle caratteristiche all'interno Secondo me dell'entità. invece non ha creato lui gli dèi, c'erano già. Sapete che ha detto il Bravo. tipo che intervista con Freddy Magic dei video YouTube? Peccato che quello che manco sono i miei preferiti. Stai Aspetta. riferendoti al professore, immagino. Sì, sarà il professore. Ah, può essere. Se invece fate caso, tutti gli dèi sono in parte metallici. Il metallo è manipolabile da Bolas, che oltretutto può animarlo e controllarlo. Può essere che Bolas sia arrivato su questo Sì. piano in un'era primitiva, l'ha colonizzata scegliendo delle persone delle varie divinità a controllare, sapete? Per caso chi è quel Locke che recita. Quello che recita per il professore che intervista i cosplay del film suo? Tolare al Community College. Sì, Sì, stai ma non è parlando. uno che recita, fa No, no, lui davvero. fa il professore universitario, Faceva perché ha faceva. perso il lavoro, Perché non adesso ha si corsi. mantiene. Per ora si sta mantenendo solo con i video di YouTube. Comunque è un. Sì, l'idea nostra è Buonasera, che Blaze. l'idea Sa. nostra è un pochino quella, nel senso Sì, che anche se. Bolas è arrivato sul piano. Sul piano ha preso il controllo in qualche modo, col metallo in quel Secondo me ha caso. sfruttato il fatto. Allora, lui comunque essendo molto antico e molto potente, potrebbe aver rivaleggiato, tra virgolette, con gli dèi. Avere, magari non proprio vinto, però gli dèi hanno riconosciuto che lui fosse Potente. potente. E lui secondo me non fa tanto il padre degli dèi, ma secondo me lui è tipo un messaggero, cioè secondo me è quello che gli ha permesso di controllare il piano, il fatto che lui fosse effettivamente una specie di messaggero con gli dèi verso la popolazione di Perché Amonkhet. comunque, e poi può viaggiare, quindi può portare anche conoscenza agli E dèi che loro non quindi, hanno. esatto, e quindi il fatto di mettere le sue corna ovunque perché è riverito in quanto unico essere È in grado quasi un di. messia, se È possiamo una crearci, specie. cioè un Esatto, un profeta. profeta degli È un dèi. profeta Secondo degli me dèi. più, cioè, potrebbe essere anche Ovvio così. che se la teoria dei Tricolor fosse vera, quindi che fossero Tricolor, lui non potrebbe averli creati perché non può Esatto. comandare due colori che non porta. Cioè, noi vediamo Avacyn che è stata creata ed era bianca, poi abbiamo scoperto che Sorin comunque aveva nella In sua color sé, identity il esatto. mana bianco, mentre Volas non potrebbe creare se non li ha acquisiti, quindi diventerebbe Più con pentacolor, esatto. cioè Però inarrestabile considerato che hanno fatto la magia tricolor in color. Ether Revolt per rendere più potente Bolas. Essendo il planeswalker, quindi più antico di tutti, è ovviamente colui che ha più conoscenze e che può adattare queste conoscenze e farsi passare anche per un profeta, quindi vedremo. I planeswalker sono presenti invece Si sa nel. se ci saranno planeswalker nativi del piano? In teoria Sicuro. sì. Allora, due cose. Planeswalker, chiudiamo parentesi un attimo. Bolas, diciamo, e prendiamo la pallina La planeswalker pallina. e apriamola. Allora, i planeswalker presenti sia nel planeswalker deck che sicuramente nell'edizione saranno Gideon e Liliana. Può darsi che ci sia anche Nissa perché hanno messo un'art bellissima. A me non piace. Full art, mi piace rispondo un A sacco. me Full mezza. art, e quindi ipoteticamente loro tre ci saranno. A qualcuno ha detto: i planeswalker dei colori Abzan. Sì, così Nel nel deserto. deserto ci sta. Però io voglio adesso voglio una planeswalker Abzan da fare cosplay. Ta-da! Comunque, un altro planeswalker nativo del piano ci sarà. Molti puntano se Ci andate a sono cercare nelle buste. Si vede la quelle che sono divinità uscite. gatto, quelle del packaging, un Esatto. uomo e una donna. Molti dicono che è la donna. Secondo me, e sicuramente ci sarà anche questa corrente di pensiero, ma non l'ho trovato, ho trovato quelli che mi dicono: oh, sì, è la donna di sicuro. Sull'altra, sia sul packaging del box, si vede un uomo che cammina e c'è un uomo sulle buste. Secondo me è lui, pensando anche semplicemente al fatto che no. Non Etherevolve, Kaladesh è Ok. uscita Saili. Saili, in Shadow of Innistrad è uscita Arlene. Nel blocco precedente non c'erano planeswalker nuovi, tornando indietro a ritroso,
nuovi personaggi sono stati presentati, ma erano tutte donne, o comunque molte donne. È vero, ci sono tanti Planeswalker uomini, ma dopo due donne possiamo metterne uno nuovo uomo. È un'ipotesi. Allora, l'importante è che resta. Stampino qualcosa per eliminarli sti Planeswalker, se no NT2 diventa. Ma dai, li gioca soltanto. Nel senso, ci sono modi per eliminarli, secondo me. Tra Sentiero della Sventura, Allora, Sparini, secondo balliste c'è un commento varie. interessante. Secondo me La storia del piano si baserà sullo cioè il Stargate. portale planare, quello che è Esatto, stato il portale. aperto. È vero, non sai che non ci ho mai pensato. È lo Stargate, il ponte Sì. planare verso un mondo egizio. Ok, È è lo proprio sì, è Stargate. Stargate. Però secondo me il portale serve a Bolas per spedire gente. Cioè magari questi eroi Però adesso l'hanno nell'Eldalie. distrutto. Non è che ce n'è un altro. O comunque serviva in È quello qualche il modo. fatto. E Dovin Ban Dovinban se ne andrà a starà a bere un caso. caffè a casa, perché secondo me. Ok. Sì, dopo le ultime giornate su Cala Sì, dove. diciamo che ha altro a cui Non è pensare. detto, ultimamente al Commander, i comandanti agro sono sempre donne. Lo so, appunto. Cioè, hanno messo Saskia, hanno messo un sacco di nuovi personaggi donne e quindi potrebbe È più è più facile, facile. soprattutto per l'altra immagine. Che viene, c'è questo omino che cammina, si capisce che è un uomo, o è Gideon, o così a caso, Sì. oppure è un uomo, però ovviamente sono tutte speculazioni perché non ne sappiamo niente. Ragazzi, ricordo cosa sono i portali di Bolas. Secondo Allora, le corna, me non sono no, no, portali. no, allora, tornando, grazie a una pagina molto interessante, un gruppo molto interessante che seguo, che si chiama Innistrad, seguitelo. Ci sono state delle interessanti speculazioni sul potere che le Il corna potere danno. delle corna. Quindi le corna in Discepola di Bolas, in Yasova stessa che le aveva incise, ogni volta che le corna di Bolas vengono incise, vengono rappresentate, il potere della magia è più forte. Cioè, pensiamo a Discepola di Bolas che è una merda assurda di come costituzione e Sì, forza. Però fa fa un un effetto effetto enorme. forte. Sì, la gioco in Commander, ecco perché ho presente più quella. Che sia un messaggio per dire attenti uomini e donne sono pericolosi. È come la famosa GIF della volpina che cammina nascosta, che si vedono solo le orecchiette, e Bolas che manifesta la sua presenza ed è come un Può tributo. anche Sì, darsi esatto. che servano per catalizzare il potere, in modo perché È un po' come gli comunque. Edri di Nahiri. Esatto. Perché comunque Bolas non è che secondo me ha deciso, oh, facciamo un piano tutto dorato, Tutto tutto bello dorato come con piace tutte a le mie me, corna con in tutte le giro. mie corna in giro. Guarda, lo arredo come un salotto un po' barocco. Non credo. Credo che queste corna, la devozione, le ordalie, servano per rinforzare lui. E quindi forse le Esatto. corna effettivamente possono diventare un po' gli Edri. Ok, è kitsch lui, ha un pessimo gusto, indossava anche degli Ma occhiali è bellissimi e questo bel bellissimo. pizzetto e la sciarpa. Che il metallo usato sia l'Ethereum, secondo me non No, ce n'è così tanto. tanto. Può darsi anche che sia una lega, può darsi che sia un metallo natio lì che riesce a Ma magari conduire è il mana. solo perché ci sono sia quelle corna che si vedono giganti, Cioè c'è troppo sia metallo. sulle piramidi come decorazione, sia su paramenti Oppure è solo lui che è un po' egocentrico. vari. Può darsi che sia solo lui un po' Magari troppo si ha un ego egocentrico. Beh, un po' grosso quanto lui. sì, l'ego smisurato di Bolas non credo sia messo in dubbio da nessuno, ma in questo caso sospetto che non sia solo che lui abbia un ego enorme, ma che abbia un vero motivo, cioè tipo Sì, ci confluire il sarà un motivo. potere. Secondo me è più. O lui sta cercando di nuovo di accumulare potere per guadagnare colori. Come ha provato con Con Alara. Alara e abbiamo visto il disastro, Sono spammate le oppure corna. comunque gli serve per controllare, per scoprire. Secondo me È lo lui mangia scopo potere tramite giro. quelle, Assorbe assorbe mana. energia. Però E sono poi, tutte per quanto idee. riguarda la storia, non servirebbe sangue di drago per creare Ethereum? Sì, mi sa di sì, non mi ricordo perché mi ricordo negli ultimi Commander che c'è Breya, l'Ethereum Sì. Shaper, che il trafiletto che spiega un po', dice che dopo il Conflux, cioè in Esper si sapeva che l'Ethereum era limitato. Cioè una fonte non rinnovabile, diciamo così. E Breya invece nel trafiletto c'è scritto che dopo il Conflux lei si è avventurata in quello che era Jund,
e ha scoperto essenzialmente come l'Ethereum viene forgiato, e da lì è per quello che lei è l'Ethereum Shaper, la manipolatrice dell'Ethereum, perché ha acquisito il mana rosso E essenzialmente, può. che le permette di creare l'Ethereum. Beh, Stai il dicendo Bridgewalker sarà. Nicol Bolas sarà stampato sicuramente nuovo. per E quindi avrà voi nuove abilità. Di il Pirunico sicuro. sarà ristampato con nuove abilità? Beh, no, non verrà, secondo me non verrà assolutamente ristampato No, quello che no, abbiamo già no, no, è visto, ma ce ne nuovo, sarà uno è nuovo. La nuovo. ragione per cui verrà stampato sicuro è perché in Ether Revolt c'è la carta che te lo va a Esatto, prendere. non E è impossibile che dopo così tanti anni, perché comunque per è da un Magic bel sono po'. tanti anni, e ovviamente in un piano dove lui è a capo, ristampino lo stesso. Oltre ad No, essere, faranno vabbè, uno a tema con abilità e magari un pochino più ovviamente, giocabile dell'altra. No, no, sarà sempre ingiocabile, minimo, secondo me lo fanno costo giocare perché 9. hanno sprecato una rara in Ether Revolt per fare quella roba lì, quindi io voglio almeno che sia giocabile. Una roba di Sarebbe merda. bello se nello sconto si unisse Ugin, me lo immagino. Cosa mia, che cavolo. Sì, Ugin Mi hai sarebbe rotto interessante, però non c'è spazio secondo me, non ci sono abbastanza planeswalker. il culo. E Allora, secondo me comunque i guardiani provano a fronteggiare Bolas, ma le prendono di santa beh, ragione e vanno quello via. Però è ovvio. E quindi andiamo non muore via. nessuno, perché è troppo presto, perché Allora, il muoia Toto qualcuno. Morte, come ho già detto a tutti quelli che lo propongono, si fa in separata sede, perché c'è chi odia Gideon, allora vuole che muoia Gideon, ma Gideon è indistruttibile, non può morire. Può Poi, morire. sì. Non può morire schiacciato da un sasso, tipo. Ovviamente, poi c'è chi vuole morire, veder morta Nyssa, c'è chi ce l'ha con Jayce. Chandra sembra che stia simpatica, sembra. Ileana non la vuole morta nessuno, ma sappiamo per certo che c'è un demone suo. Quindi Esatto. secondo me è quella che starà peggio. Beh, Poverina, dipende deve da fronteggiare un delle fonti. demone. Vabbè, magari le fonti. Magari arrivano come prima quest, c'è il demone, poi arriva Nicol Bolas che dice: "Ah, no, mi avete ucciso il demone, Oh, bastardi." bastardi. E allora li E picchia e ciao. comunque sì, Ugin è in colore, Bolas è colorato, quindi l'ipotesi che Bolas possa acquisire tutti e cinque colori non è così lontana dal piano Anche originale. perché È cioè, lo l'unica cosa scopo che di vuole Bolas, fare. esatto, è poter avere la padronanza di tutto il mana colorato. Ugin invece, essendo comunque vecchio come. Non si capisce, sembra che in realtà Ugin sia un po' più vecchio di Bolas. Adesso non mi ricordo perché non ho letto, non mi ricordo degli anni. Però Ugin invece lui è andato oltre i cinque colori, lui ha studi anche studiando gli Eldrazi. Lui è riuscito a avere cioè, a trascendere tutti i colori e riuscire a usare il mana puro, il mana in colore. Quindi, Allora, secondo me, lui è più avanti di Bolas da quel punto di vista lì. ultimi commenti. Sì, lo so che Gideon può morire, però secondo me non può morire per quello che rappresenta, soprattutto nella lotta con Bolas. E rappresenterà, secondo me ci sarà anche Ajani nella storia, senza essere stampato. Ajani ci sarà nella Sì, ma storia. come in tutte le storie finora c'erano praticamente sempre tutti i guardiani, ma ovviamente non possono stampare ogni edizione loro 5 più No, altri no, ma l'idea. E oro allora, tornando, il fatto che ovviamente sì, Ugin è in colore, per cui sì, è la nemesi di un certo, in qualche modo, di Bolas. Ecco perché comunque Bolas ha cercato di farlo fuori. E Sì. c'era anche riuscito. Con l'inganno, giustamente, da bravo blu-nero, Con l'inganno. con l'inganno. Quanto fa il demone più forte di Griselbrand? Possibile. Può essere. È molto possibile, è probabile No, anche mi sa che era perché. un'affermazione. Ah no, a quanto pare era una È semi-affermazione. possibile perché comunque tu, cioè, razionalmente io penso di tirarmi via i problemi dal più semplice al più difficile, pian piano divento più Beh, in realtà forte. Kotofed sembrava Il quello più più forte. forte O e lei forse è l'ha una arato. questione di anche Ah no, dove mi però no, muovo. l'ha arato perché era la prima volta che usava il velo, Sì. quindi non risentiva ancora degli effetti che adesso invece ne sta risentendo parecchio. Quindi sì, sicuramente Ugin per una volta, che adesso sembra sempre, oh, avete creato un casino, andate a risolverlo. No, di Oh, io solito sto, Ugin è: ciao! avete fatto un casino. Jace gli propone un modo per risolverlo. No, non va bene. Rimango qua nel mio occhio di Ugin. Quindi Ciao. è possibile che in questo caso Ugin comunque appaia. Possibile che verranno inserite altre 4 planeswalker come guardiane per completare.
Secondo me non seguiranno una No, logica sono sul colore, irrazionali. i guardiani. In base alla storia Anche perché, vedremo. come avevamo già detto tempo Vedremo come fa, vanno avanti. ovviamente tipo Narset, tipo Ajani adesso e Tamiyo. Tamiyo creavano, e Elspeth prima della sua scomparsa, creavano un piccolo gruppo a parte di amici Planeswalker che si ritrovano su Kamigawa a raccontarsi storie, a portarsi informazioni. Quindi sì, potremmo, visto che abbiamo visto Tamiyo, visto che abbiamo visto Ajani, è possibile che vedremo anche di nuovo Narset. E c'è la questione Elspeth da risolvere. Però non credo che saranno ok, ora finiamo tutti i colori, li facciamo tutti amici. No, Ma sarà più ok, secondo incontriamo, lo me. Cioè, in mettiamo o base non lo al. Esatto, mettiamo anche secondo me. in In base alla base al storia. piano, in base alla storia, secondo me sarà più facile che i primi che entreranno, come è successo, siano Planeswalker che abbiamo già visto da altre Sì. parti, e poi magari più avanti. Magari cosa ne so, adesso è arrivato a Gianni, magari in Amonkhet No, non può si darsi aggiunge che non si aggiunga nessuno, nessuno. in quello Anche perché, dopo. scusa, se scopri che il capo del tuo piano è un super cattivo che vuole distruggere il Esatto. mondo, non te ne vai a spasso con i guardiani, rimani lì e cerchi di risolvere il Sì. problema. Cioè, non vedremo Oppure. mai tra gli guardiani Ral'Zarek, che non vuole farsi scoprire come Esatto. Planeswalker. Adesso non so, poi magari tornano a Ravnica e adesso chi è che c'è oltre a Ral'Zarek? Vraska. No, di buono, tra Ah, virgolette. di buono nessuno ha Di PV, boh. conosciuto Beh, e in nessuno. teoria Ravnica è uno dei piani in cui ci sono più planeswalker. Ipoteticamente sì. Sarà difficile inserire un rosso nero, la personificazione della In distruzione. realtà no, perché se possiamo avere Liliana che è mononera. Liliana, esatto, hanno sfruttato il fatto del mono nero come egoismo per dire, ma sì, finché mi fate comodo, mi unisco. La classica, la Sailor Moon, quella che sembra cattiva, ma in realtà ogni tanto Perché la torna per Sailor? aiutare. Non c'è una No, Sailor non c'è così. una Beh, Sailor. nelle Miu Miu, quelle cose Secondo me lì, c'è sempre c'è sempre quella l'amicizia. che è cattiva, ma in realtà no, ma in realtà Allora, forse. Karn mi sa che ha altro da fare che unirsi a qualcuno. Esatto. Cioè, ipoteticamente ci saranno delle alleanze tra Io guardiani e ci altri vedo anche, in Planeswalker. futuro ci vedo anche Kot, Kot sicuro può quando essere. ormai Mirrodin è spacciata, perché sarà spacciata e lui è ancora là e non si Però sa. sicuramente alcuni Planeswalker diranno ok, collaboro, tipo Tamiyo, ok, collaboro per un problema, però non mi unisco perché non voglio essere chiamato a un'altra Esatto. missione. Quindi giocheranno sui colori necessari per far giocare magari un mazzo Planeswalker e faranno i patti. O Esatto. quelli che magari hanno una missione che può portare ad aprire altri piani. Perché è vero, Tamiyo può, però poi sta ferma anni a conoscere un piano. Esatto, Cioè, è un po'. Garou che fine ha fatto? Ah, bella domanda. È A in giro uccidere ad Planeswalker. ammazzare Planeswalker. L'ultima volta che l'abbiamo No, Tibalt, no, visto, basta, Tibalt ragazzi. mostrerà a tutti la sua vera forza. No, un ritorno a Teros può darsi, non presto. Neanche io penso presto. Anche perché se fanno gli dèi adesso, non è che possono tornare subito No, su può Teros. darsi che facciano, boh, un'edizione, no, perché poi Non lo so. cospirarsi, no, non possono. Andiamo avanti, Anti. che sono già 9:30. Sì, è un po' tardi. Se non sbaglio, sono anche sospeso da Innistrad, da Ire e Sorin. Lei si è andato e lui è ancora nel muro. Sì, e penso rimarrà nel muro finché alla Wizard non servirà. Sì. Nahiri Adesso. incazzata se ne torna, secondo me, su Zendikar a essere. No, secondo me va in giro, non lo so. Ral, Asku, Niv. Niv-Mi, sono un viandante in viaggio fra i piani. Devo aiutare Jace che ti ha nascosto che è un viandante anche lui. No, non Dopo può che salviamo il multiverso, torno funzionare. da te e ti faccio i grattini. Fugge. Ora sono un guardiano, Non ciao! per quello, Ral'Zarek che si è praticamente incazzato con Gideon e Jace perché se ne andavano a spasso facendo scoprire pure lui. E lui sicuramente non si aggiungerà. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Finiamo il capitolo storico, altrimenti stiamo qua fino a domani. Parliamo un Intanto pochino di Modern Masters. No, no, io apro dopo. la No, busta. no, Ma no. stacco È la presto. Ma è plastica! presto Ma ancora. la plastica, ci metto un sacco! Parliamo un po' delle belle cose che stanno uscendo in Modern Masters. Aspetta, che Sì. mi sa che non ci vedremo qua. Infatti, E vabbè, un perché non ci secondo. vediamo? Non lo so. Camera not available. Ecco, Oh! visto. Ora ci vediamo. Bene, che bello. Che Tra bello! l'altro.
camera is not available. Yeah, bombe, esatto. Allora, Allora, noi iniziamo. ne abbiamo preso un po' di quelle che abbiamo già, che avete anche già visto sulla pagina, Allora, per probabilmente. capirci, She's Born. Dragonborn. Allora, per capirci, l'edizione di Modern Master Aspetta parte e un arriva fino a po'. Va da Rodin, Mirrodin, in teoria, a fino a Innistrad, Return to Ravnica, il Ravnica. blocco di Return to Ravnica, dico. Dire che dopo Modern Master esce il Frontier. Magari, in realtà, Magari. perché vorrei provare a giocarlo. Frontier. Anche se per ora mi dicono che non è molto sano come formato, ci sono i mazzi quadricolor che aprono tutti e basta. Però quello non lo so. Ok, Allora, bombe. Iniziamo. le ho messe a caso, quindi non so neanche. Quindi, giusto per dare una carrellata, Restoration Angel, Così perché per è bello, perché si gioca adesso. Modern il meta sono un po' rimasto indietro perché ho smesso di giocare un po' di tempo fa, però io mi ricordo Restoration Angel che si gioca Kiki Angel. adesso c'è Kiki Angel dopo Splinter Twin, si giocava anche in GV8 verso in simil Death Ok, and Taxes che ovunque puoi giravano. usarlo con lampo e blinkare qualcosa, lo puoi Esatto, giocare. e E poi dai, è un volante. vai. Poi vabbè, È finalmente. ristampata! E Yeah! comunque nell'articolo in cui la spoileravano hanno anche spiegato il perché ci hanno impiegato così tanto a Perché ci hanno impiegato così ristamparla. tanto a ristamparla? Perché allora inizialmente volevano ristamparla in M15, In M. è da M15 che se la tirano dietro. Era proprio dentro, c'era già la cartella con la lista delle carte e c'era Damnation. Hanno cancellato. Poi hanno visto che da Theros, nello standard di Theros, uno dei mazzi più forti era Mono Black Devotion. Forse E era allora hanno detto: troppo. forse non è il caso di ristampare Damnation per pompare ancora di più il mazzo più forte in T2. E allora l'hanno Ma a tolta. noi giocatori di nero piace. Allora l'hanno tolta. Poi volevano metterla in From the Vault Annihilation. Perché, e infatti era quello che hanno detto: ma perché non l'hanno messa così? Effettivamente in un E From the lì Vault l'hanno comunque tolta. c'è poca motivazione. Dai, l'hanno Sì. messo di No, nuova lì non mi roba. ricordo, era successo qualcosa. Poi volevano metterla anche in Theros, se non sbaglio, Interos. una cosa del genere. E, insomma, alla fine hanno rimandato, 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 finché quando hanno iniziato a dire, bene, dobbiamo iniziare a pensare a delle ristampe per Modern Masters, tutti si sono alzati e hanno detto, Damnation, perché altrimenti ci linciano. Sì, diciamo E che hanno tutti rischiato di hanno prendere di santa e ragione. tutti hanno accettato senza troppi problemi. Poi, ecco, questa qua è di oggi. Adesso non ho fatto in tempo a fare tutto il bel template E figo vabbè, dei dai. miracoli, però Sembrerebbe che ci sembra che sia ci sia miracoli miracoli come come archetipo. archetipo, come qualcosa. Oddio, se ci sono solo i mitici, dubito che sia proprio come archetipo, Sì, però hanno fatto però questo. Hanno fatto Bonfire. Bonfire e sembra, e forse magari fanno anche quello degli angeli, Sì, però è ci può stare. possibile. Poi fanno K, fanno Counterbalance e Sì, puoi vabbè, fare poi miracoli in draft di Modern, un mazzo da Legacy in un draft di Modern non Masters. credo. Poi hanno ristampato le fecce di Zendikar, Sono finalmente. tutti persone felici e anche quelli che non giocano sono felici perché, cioè, E averle. tutti Puoi giocarle quelli. anche in Commander, Adesso c'è un dai! sacco di gente che le sta svendendo, compratele perché secondo me non scenderanno mai. Cioè, ho visto dei prezzi tipo set di laghetti bollenti e di mistire e di queste qui, quindi 4 e 4 a tipo 240 euro e prendetele perché non troverete mai più un prezzo così. Esatto, Mondre, take my money. Devono ristampare Liliana. Ciao, il giocatore medio di Magic. Allora, sì, Grandissimo. Liliana Sì, la da ristampano. Vampire 9219 la ristamperanno Ma sicuramente sì, è impossibile. Vi ho perché. spammato sulla mia pagina. Grazie mille, Grazie. fantastico. Allora, andiamo avanti e c'è la spiegazione per cui stamperanno anche Liliana, cioè tra qualche carta di sicuro. Questo. Allora, poi abbiamo la guida Ristampano la guida Goblin. Goblin, E che è allora finalmente. l'arte molti non l'avete apprezzata. Personalmente ha quella faccia da adesso ti spedisco io in una strada sbagliata, così poi vai a Zula, porto i titani, non la gola Italia, Esatto. gole, ti domani i soldi. Cioè,
L'idea secondo me è che lui sia più malvagio del previsto, dato quanto è veramente malvagio quando viene giocato. Esatto. Indagine Poi di ristampano un'indagine di cose. cose non comune, Allora, ripetiamo, non ragazzi, comune. comprate le buste, anche se la rara fa schifo, avete delle uncommon che valgono più di alcune rare. Che già eravamo Cioè. contenti quando l'hanno ristampata in Conspiracy Rara, No, quindi no, no. Questa è figuriamoci. aspettate. Guardate la pagina se non ci sono tutte perché vi rifate il portafoglio. Poi è lui, Ecco la ovviamente. motivazione per cui stamperanno anche Liliana. Mago Lanciarapido con nuova art, particolarmente Mi interessante. hanno fatto notare, mentre appena era iniziata la live, che sembra che faccia la stellina quella della Wii, della Wow, DCI. che eleganza. Cioè, sei davvero così figata. Fate buono peccato che semmai perché il disegno sembra di 3000 anni fa. Ah, quello della Guida Goblin, Sì. dice. Ma in Allora, realtà è lo stile di quell'artista. Se vai a l'artista. cercare Burburan, sono tutte così le sue art. Sì, è vero, il prodotto è solo in inglese, però comunque sono carte ristampe, quindi un po' a forza di Di una abitudine. bruttezza, però ci stava. Come se, nel senso, se hanno fatto Bob, se hanno fatto Dark Confidant raro Sì. mitico, dovevano fare anche questa rara Erano mitica. costretti Non come c'è. E possibilità di trovarla. poi anche ci sta anche con il loro concetto di dire le cose mitiche sono quelle con gli effetti un po' strani. Questo qui, cioè, nel senso, è un effetto forte che gioca col dare flashback a una cosa che la paghi. Nel senso, Sì. secondo me. Ci può stare, io lo davo praticamente per scontato che fosse mitico il lancio rapido, anche perché era lì sull'art del box dove c'era appunto il Dark Confidant, che Sì, era sì, sì, mitico anche sì, sì, sì. lui, quindi ci Quando sta. l'abbiamo visto abbiamo detto no, L'unica cosa questo brutta è il lancio rapido. è che questo crea un precedente per una rara che è stata introdotta nel set regolare con già le rare mitiche, che è stata upgradata rara Sì, mitica, crea un diciamo precedente. così. Era una battuta sul gioco di parole di una bruttezza rara mia. Ah, nessuno. È Era perché difficile in ho chat. messo. C'è la capo che mi ha un po' giocato. Però sì, siamo un po' Sì, lo pat so, è difficile in pat. chat da capire. Già io non la capisco l'ironia, poi se me la fate in chat è peggio che Sì, andare di sì, notte. sì. Poi andiamo. Abbiamo capito la battuta e non ha fatto ridere. Dai, Poverino, dai. poverino. Questa carta permette di sperare vivamente che venga ristampata Anche Liliana. Liliana, poi è ristampato anche Io Grizzlebrand, e Grizzlebrand è quindi. stato ristampato. Io personalmente con amore e affetto voglio l'art originale, l'unica che c'è, perché quella è Quella l'unica di Liliana del vero. Steamp. Con amore io ne voglio altre da farmi artworkare e mettere in quadro, come ho già fatto. Però anche un'arte nuova, ispirata magari alle ultime versioni, vestita come le ultime Liliane, potrebbe essere interessante. Ovvio, amando quell'artista, io voglio Sì, quella. sì, sì. Magari trovarla anche foil. Poi andiamo avanti, vediamo cosa Sì. c'è. Ah sì, questa qua oggi Questa è pomeriggio, un'altra uncommon che che stava un vale bel più della po'. busta, più o Esatto, meno. praticamente vale come la busta. Gioca Esatto, cioè in non piangete se Infect. trovate delle uncommon come queste perché le potete dare e vale come non perdete i vostri soldi. Esatto. Poi è un'altra di queste. Secondo me fanno almeno un uncommon comunque Allora, bomba. ipoteticamente avevamo detto Remand blu. Remand blu secondo me la rifanno un common e anche fulmine ci sta, cioè è Sì. l'unica cosa rossa Allora, che ci la può ragione per cui stare. ovviamente le mettono da common a non common, di solito è così, almeno queste erano Cosa? No, common, che poi queste sono un sono common, sono common. sempre state un common. Alcune tipo fulmine può diventare uncommon per la Pat forza Pat. No, non con ho capito il cui. perché dell'upgrade secondo me di lancio rapido. Beh, Forse quella è una scelta. perché allora ambiente di draft può Quindi giocare il fatto che non se ne sbusti, non sia così facile, anzi sia molto difficile difficile da sbustarlo sbustare. perché è una carta forte, perché fa vincere facilmente draft e cose così. Poi probabilmente perché effettivamente è una carta che ci cioè nel senso che ci Che viene sta giocata con moltissimo. l'essere mitica. Ma diciamo che di solito nei set Masters i downgrade perché ce ne sono stati due per ora visti e gli upgrade di rarità
vanno più per quanto riguarda l'ambiente di Sì, draft, quindi il quindi la fatto di possibilità di proprio trovare. e le probabilità di sbustare quella determinata carta che deriva dalla sua rarità. Però tu mi dici Ah che non no, ho hai capito il capito, perché perché di di Liliana. Liliana? Beh, come Liliana del Velo? Liliana del Velo Come per. è il Planeswalker che si gioca in Modern più forte. Hanno introdotto Innistrad e quindi Snapcaster l'hanno fatto e molto probabilmente Liliana la faranno perché è E uno. poi basta, Se giochi perché io nero. devo sbustarla. Esatto. E Cioè, poi se giochi nero in modo praticamente devi giocare Liliana è in ovvio, Jund, costa. in anche in bianco-nero tokens si giocava per dire e lei non fa tokens. Però è troppo forte. E Cioè, in poi è Modern è forte. forte. Insomma, sta quant'è questa? L'ultima volta stava a 70 euro, quindi Sì. insomma ci sta che la ristampino. Poi andiamo oltre. Terminate. Terminate, Con una che è la. nuova art bellissima che è il nostro povero titano solare che è stato Che è terminato. stato E non mi terminato ricordo quale art si vede il titano solare che viene rianimato. in Graveborn, che Quindi era il il nostro. mazzetto E rianimator tutto foiloso. il flavor test è bellissimo perché ogni sole tramonta prima o poi. Povero titano solare. Poverino. Poi c'è Vance che hanno ristampato, che Piccolo questo. Tanto Vance. questa costa tanto come carta, ma non per Modern, per Legacy. Quindi sono anche riusciti a buttarci dentro una carta da Legacy. Non giocando in Modern non sapevo che fosse così amata quella versione. Liliana del Velo, sì. No, è forte, è fortissima come Sì. carta, soprattutto. È forte anche in Legacy con la bomba di Lily, Sì. ecco, Aerith. Come il Sì, sole Liliana del tramonta di Velo è solito. praticamente giocata ovunque, Sì. anche in Commander. E niente, quindi beh, ci sono riusciti anche a buttare dentro una ristampa per Legacy. Animate Dead è quella del titano non più molto Solare, solare. ok. Poi, oltre, basta, ci sono solo queste. Sì. Sì, finite. Che ho messo così. Sì, abbiamo messo un po', ovviamente sulla Abbiamo pagina appena, prima della live, hanno spoilerato Stony Silence con la nuova nuova art. art. E anche quella è un'altra lampada rara normale, quindi è facile sbustarla da un'altra rara che costa e che è giocata in tutte le side bianche del mondo contro Affinity. E poi altre cose particolari che su No, Griselbrand. Griselbrand oggi non mi viene in mente niente. Miracoli, perché oggi sono usciti Sì, sono miracoli. usciti, c'è anche Bonfire of the Damned. Buonasera, Harmonize, no, Coccodrilo. quello che fa pescare verde. Ah, beh, sì, Armonizzare, armonizzare, mare. ma quella. Zur. No, Zu. Zur lo ristampano. Zur Sì. l'incantatore. L'hanno già. L'hanno già Domri Raid è l'altro confermato. planeswalker confermato. E visto che, come ci ricorda Montre, visto che Domri Raid è il planeswalker confermato, speriamo in un planeswalker decente. Che Quindi cosa? Liliana, sai, se Ah, eh Domri sì, se viene. Sai, Dom 1. anche perché non so dove venga giocato Domri, cioè Sì, pesantemente. ai miei tempi, quindi un annetto e mezzo fa, veniva giocato di side in Zo. Sì, ma di Domri. side. Eh sì, di side. E tipo in monoper o in due per, non mi Allora, ricordo. intanto che noi stiamo parlando, io sto Sì. Stai aprendo sboxettando. il box Comando verde. di. È vero, Un motivo in comando. più per ristampare Liliana del Velo è che se non la ristamperanno si saranno inimicati Il il sommo sommo pontefice del mana pontefice del mana nero. nero. Li sento tremare da qui. Visto che avete citato Mirrod, impossibilità di vedere il ciclo Zenith. Ma non era già stato stampato il ciclo Zenith? No. No? Era stato stampato solo al. Secondo me no, per il semplice motivo che lo Zenith del Sole Verde è bannato in Modern. Giusto. Proprio Quindi l'unico. no. Quindi almeno sicuramente non tutto il ciclo. Poi non so se decideranno di stampare gli altri non verdi, però. Allora, intanto che chiacchieriamo e rispondiamo alle vostre domande, sbustiamo il nostro box di Patto delle Allora aspetta Giuste. che ci mettiamo giganti. E Wow! anche potete riporre, ritorniamo anche ad ipotetiche domande se volete su Amonkhet speculazioni, tirate fuori il peggio di Tutto, voi. sì. Allora, abbiamo preso al Mantova Comics, dove eravamo Vi bellissimi, sapete ce n'è? forse. Ah no, niente, stavo rileggendo la stessa cosa di prima. Niente, ho l'Alzheimer. Eravamo bellissimi. Un giorno abbiamo interpretato Lavinia e Jace, il giorno successivo Ghis e Geralt. Il giorno in cui stanchi, io almeno stanca dall'armatura, sono arrivata al stand delle Magic, l'ho visto. E mi ha parlato. Mi ha detto.
Greta, portami a casa con te, scaldami, amami. E gli ho detto a lui di prenderlo, pensando che guardando il prezzo, che poi mi ha scoperto molto basso Sì. a confronto, Beh, il prezzo era normale, cioè nel lui senso, mi dicesse una avevo cosa soldi da tipo, spendere. no, cosa ce ne facciamo? Poi non vuoi mica tradito, era traditore liberatore. Liberatore di Non vuoi mica il Kamigawa. box di liberatore di Kamigawa, cioè è lì sopra, ci guarda anche lui. Spendo 80 euro per un ago Bellissimo. spinale. Quindi Giusto, abbiamo forse, preso per un questo ago spinale box forse. pregando ovviamente di trovare ciò che dovrebbe esserci dentro. Beh, dai, Speriamo. almeno delle Qualche. shock secondo me le troviamo. E Sono quindi abbastanza easy. Quindi spostiamo spostiamo come dei cani. come dei cani morti. Allora, ricordami le gilde che ci sono dentro. Guarda, si vedono bene dalle buste. Grull C'è Grull, Izzet e e Orzov. Ma Orzov. io ho tutti spiriti. Beh, che poi sono maghi Orb. Shock for. Ma no, c'è questo qui che è No, era questo grulloso. che era Izzet. Questo è Izzet perché è un genio. È un È un genio. È genio. un È genio. un genio. Allora, tornando ad Vediamo. Amonkhet, so che avrò torto e non saranno tricolor, ma lasciatemi sognare. Ah. Ah, ma c'è la rara subito. Beh, hai già trovato una delle rare che sta un pochino. Ah, ok, c'è la rara C'è davanti, la. Pontefice Orzhov. Buono. Buono, Rusalki, che io amo il ciclo delle Rusalki come arte. Li dividiamo? Ah, ma No. c'è la rara davanti, non me lo ricordavo. Con anche Niente, ma che triste però la rara davanti, non c'è la suspense. Sigillo Orzhov, me Ecco, visto felice. che è la tua gilda, io ho trovato. Si vede. Invocare il mentefiamma, però non è a fuoco. Proviamo a mettere. Aspetta, aspetta, aspetta. Visto che noi abbiamo la camera figa, che poi non è fighissima. No, perché dobbiamo cambiare ogni volta. Ok, così si vede almeno. Noi siamo un po' un pochino. No, no, non siamo a fuoco, è No, no, orrendo. no, è terribile, basta dirlo. Lo so, ragazzi, Lo ago spinale, diciamo. ago spinale, ma no. Allora, Io dividiamo o non invocare. dividiamo? Ma sì, dividiamo, facciamo le cose fatte bene. Poi sentiamo. Oh, Ah, c'è la l'odore. basilica Orzhov. La basilicata. La basilica No, poi Orzhov. li dividiamo con. Dividiamo solo le rare, va là. Sì, esatto. Non abbiamo lo spazio fisicamente. Invocare mentefiamma. Non è a fuoco. Ma E basta, lo so. poi ti lamenti di me, che faccio io le Ma anche lui me le battutacce. fa sotto le foto. Abrogare, questo si gioca in Paupers. Pampers. E qui in Anche lui. Pampers. Allora, Pampers. quindi mi dici che devo aprirla al contrario? Puoi Praticamente sì. spostare la rara in fondo? Ma no! Vabbè, ragazzo. Era girata ed è un terreno calpestabile. Una bella Shockland verde Che ho rossa. già anche nuova, quindi adesso le metterò vicine. Vediamo. Punire, carina. Basilico Orzhov, basta. Ma c'erano tutte quelle terre lì. E lo so, però tutti due in una busta. Questa lo giocavo nei Ah, miei bella la primo carca elfo, la cacca sporgenze. sporgente. Aspetta, ma si vede. Ah, no. È Ok. tutto sbagliato. Ok. Quindi devo aprirla da così Guardando. e senza guardare, perfetto. E la prima va dietro. Ok. Nivix, il nido del mentefiamma. Figa, questi qui Sono sono imbarcate. imbarcadero. Allora, il tipo che ce le ha vendute, cioè, beh, ci ha fatto dei prezzi bassissimi a tutte le carte. Sì. Solo che aveva il sospetto che avesse il vinello No, non aperto. c'era il sospetto, c'erano le bottiglie vuote dietro, quindi non c'era proprio il sospetto. Allora, Nivix, nido del mentefiamma. Anche io ho trovato il picchiatore Scab Clan che si giocava di brutto, mi sembra, nel Veto T2 dell'evocatore. al Driade tempo. snaturata. Poco vestito. Piromatix, figata. Attacca brighe, Basilico Giga Orzhov. sonno. Questo ce l'avevo in un mazzo, È ancora un dentro. Nephilim. Quello che fa le. Quando infliggono combattimento, un giocatore mette in gioco una pedina 1-1 per ogni terra che controlli. Questo? Quello era Il fortissimo. bassifondi I bassifondi inquieti. inquieti. Ho trovato il Nephilim. Le prime creature quadre. Le prime e uniche fino a poco tempo fa. Creature quadricolor di Sì. Magix. E mi dicevano nei draft Gigason. soprattutto, o comunque che viene. Buonasera, Buonasera. Inquisition of Inquisition of Emrakul. Emrakul. Che è molto più forte di quello di Kozilek. Mi dicevano che questi Nephilim erano davvero forti. Adesso con i nuovi mazzi quadricolor, forse effettivamente Infatti dice, potrebbero. lo uso in Saskia, il Sì. Nephilim delle sabbie.
effettivamente forte perché fanno il combattimento e fai sabbiette, sabbiette. Allora. Allora no, devo più da davanti Aspetta, no, è il contrario. senza guardare. Ma Siamo però che è un po'. brutto mettere la rana E davanti, cioè infatti è nel triste. senso, alle armi, mago de... ma è foil, Che un mago fico. della gilda Is Izzet that foil? foil. Non si vede che Non si vede che è foil, ma fa lo foil. stesso. G-elettrodo. Che figata. Troppo forte. E adesso hanno fatto il termoalchimista che è 2000 Il volte più fatto che forte. Modern Master sia tema all'Arab fa... Sì, E questo, esatto. scusate, la composizione di queste tematiche, come si parlava? No, in realtà il fatto che sia di a tema all'Arab Ma proprio ti tanto. dice che forse dopo c'è Ma alla all'Arab. fine, perché i set masters non hanno. Non, diciamo, non, si, si, non contano come cosa. Borborigmoth! Borborygmos. Oh, Gigason ancora. che carino! È grasso! Però non diciamolo ad alta voce. Bobina tessi worm. Per fare i worm e tesserli. Tessi il worm. Tessi worm. Eh sì, la creatura incanta creatura verde, la creatura equipaggiata è incantata, prende più 6 più 6 e Sì, gli Izzet sono si attacca. onnipresenti. Izzet onnipresente. Poiché vi perdo continuamente a causa di una connessione internet ridicola, vi saluto. No, ci No, dispiace ci tanto dispiace. e ti salutiamo. Puoi abbassare eventualmente. Prova ad abbassare la qualità del video, se nel caso. Non è grasso, è curvy. Ah, Dicono. sì. Sì, Con la Barbarigmo. rotellina in teoria puoi abbassare la qualità del video e potrebbe aiutare. Wow, io non giocavo neanche questa edizione. No, avevo iniziato dopo. Che forte! Rimedio tempestivo. Davvero forte, sì. Si gioca in Commander, è Sì, giochi un bellissimo. altro turno se vinci il Se lancio. vinci, lancio un hit. E vabbè, scusa, A costo 3 costo 3, infatti, lo provi. a costo 3 tutta la vita. È fortissimo. Se non hai possibilità altre. Flettomante Goblin. Oh, la Rusalki rossa, che bella. Però è più bella la Rusalki nera. Quella Piromatici. continua a Grido di sbustare la... contrizione. È ro... Si è Si è rotto. Il Guarda! Dragonite. Ah, si è Si è proprio. rotta a busto. Si è sfogliata. Allora, devo aprirla dal dietro. Facciamo Ley cosa line del giusta. nulla. Che continua a postare in tutte le sue versioni, Che Leyline del no. nulla. Che non, male non fa. Ed è bellissima quell'arte perché... Cioè, è fighissima su Leyline. Vabbè, ho aperto per sbaglio davanti, tutore dei mangia Morte. tributi. Ah, ok. Mangia. Magi Ma tributi. ok. Mangia i Tardi. tributi. Rusalki appestata, che è bellissima l'arte. Eutanasia Ordov. Tomba Gruul. Cogne del senza Quello si sonno. Quella è quella giocava in che... Pauper. Dark Lombi, buonasera. Questa è l'apprendista cavalcacielo, l'ho scoperto quest'arte pochi giorni fa e ho scoperto che è piaciuta tantissimo a tanti perché sul mio Instagram ho posto praticamente solo arte e mi accorgo che alcune hanno fatto un po' più storia di altre, tipo il Leyline del nulla. Abbiamo C'è anche la Rusalka bianca. trovato tutte le Questa è Rusalki, bellissima, quella è l'arte. stupenda. La lancia d'ombra. Foil poche Una finora. sola. Solo un mago della Gilda Izzet per ora. Punire. Che Anche perché non forte. sono sicuro di quanti foil c'erano. Allora, Skarg, le fosse della rabbia. Teisa. Che bella. Ho trovato Abbiamo Teisa. trovato Teisa. Che è un ottimo comandante. Sì. Ci puoi anche fare le combo. Voglio altre shock. La chiamate, forse arrivano. Ma. Nipmizet! Abbiamo trovato Nip-Mizzet, cioè praticamente abbiamo tutta la famigliola Izzet. Mago della Gilda, Nip-Mizzet, Esatto. ciotola di La Nip-Mizzet. ciotola Che di Nip. formato giochiamo? T2 e Giochiamo Commander. T2 Commander essenzialmente. Poi abbiamo giocato per un po' Pauper, ma adesso Modern siamo un un po'. Io pochino. Modern No, per un io avevo po', ma non ho mai Modern. fatto. Alla fine ho fatto pochissimi tornei. Ho sempre giocato con altri. Però adesso principalmente standard. Ecco, anche perché
è quello più abbordabile, Vabbè, riusciamo a continuiamo a seguirlo. sbagliare. Ah. Nephilim del Riesuma passato. Riesuma passato. Domanda Tantamina, Goblin. sigillo Izzet, Bizarrium, Trull. Tur e un inferno vivente. Wow, vabbè, ci sta. Bizzarria, vapore nuclea. Mi avete appena dato un'idea per un mio comando per renderlo ancora più odioso. Vi ringrazio. Vorremmo sapere Che cosa. idea Che ti idea! abbiamo dato? Teisa, perché Teisa è una bella idea. Dai, 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 dai. Stava in fondo. Allora, lei La lavca. live lagga che avete sbustato di barra. Noi non la Come? vediamo laggare. Abbiamo spostato qualche Nephilim, Nip-Mizzet, Teisa, Leyline del Nulla, Rimedio Tempestivo, Borborygmos. Borborygmos, Una ed è una shock. shock. Una shock rosso-verde, Pontefice Orbo. Scorzov. Io ho trovato Elettrolisi. Che non è male. Che belle le anime senza colpe. Poi vediamo cosa c'è. Cogne del senza sonno. E le line del paradosso. Ah, un'altra Le line blu. Leyline. Oh, altra Shockland blu-rossa. Questa ci piace, Questa è questa ci bella, piace. questa è bella. Nekuzar più le line del Non vuoto. ci avevo pensato nel fare la lista, nonostante l'abbia costruito sul continuare a far riciclare Maya, perché è come Nekuzar Sì. lavora. Fumare di vapore, mica male. No. Anche Elettrolisi. Bella. Adesso non so se gioca ancora in Modern. Io mi ricordavo che si giocava tanto. Beh, le Elettrolisi sono sempre belle, infatti. Infatti, ne sono contento di averla trovata. Magnetto, punire, tanti punire, puniamo, sigillo, guardiamo quanto è una carica sporgente, basilico, venza delle lune, carpire l'anima, what the fuck, istantaneo, costa 4, distruggi una creatura bersaglio non bianca e non nera, metti in gioco una pedina creatura spirito 1 bianco con volare, tormentare. Quando la creatura tormentata da carpire l'anima viene messa in un cimitero, distruggi una creatura bersaglio non bianca e non nera, metti in gioco una pedina creatura spirito più 1-1 bianca con volare. Ok. Ho trovato un istinto assassino che è Cecino! un incantesimo. Che costa 6, 4, 1 rosso e 1 verde, che dice all'inizio del tuo mantenimento rivela la prima carta del tuo grimorio, se è una creatura mettila in gioco, ha rapidità fino alla fine del turno e sacrificala alla fine del turno. Che può, qualche mazzo, un Vabbè, commander io può continuo ad saperlo. aprirle male, quindi mi ritrovo la rara davanti. Ma perché tu devi aprire Che è Assedio delle Torri. da lui. Che è un replicare, una montagna bersaglio diventa una creatura 3-1 che è ancora una Beh, terra. dai, insomma. Somma. Wurm da sfondamento. Un'altra, un Ah, idropietra foil. sempre Izzet. Tutto Izzet. Cose Izzet. Ah. Beh, almeno c'è un po' di orzo perché qui mi annoiavo. Linea di pensiero. Avanti, Magimar, cremare, Uom, uom, picchiatore. pom, 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 pom. Leyline Leyline. rosso. Ogni volta giochi una magia puoi spendere uno, se lo fai fa un danno a un giocatore. Che brutto rispetto agli altri. È proprio brutto. Buona serata, Commander. E io devo andare, che favore mi sono passata a base di Commander. La mia Mythic si deve sfogare un po'. So, fa bene, non puoi lasciarla non sfogare, a non sfogarsi, poi Allora, si arrabbia buona e fa commanderata. Noi danni. tanto qua abbiamo quasi fatto. Easy. Linea di pensiero foil. Bella. Ah, perché vedo. Continua a avere gogne del senza sonno. Spezzacielo che E cos'è scala. un mimo fattura? È quello, un mimo fattura. Che Fattura. cos'è? Non lo Cosa fa? so. Allora, costo 4, stregoneria, replicare 4, 3, 1, blu. Scegli un permanente bersaglio controllato da un avversario, passi rassegna i grimori di quel giocatore, scegli una carta con lo stesso nome e mettila in gioco sotto il tuo controllo. Oh. Poi quel giocatore scola il proprio Meh. grimorio. Meh.
Io ho una ratta da guerra Grull. A presto! Ciao, Manuel. Arato da guerra Grull. Sì, non perdo neanche tempo a leggerlo. Sarà una cosa bellissima. Io non riesco ad aprire sta busta. Ok. Gelettrodo. Sarà punire. Qualche Sì, sporgenze, anche strata la se busta. pensi di avere le stesse carte in mano. E oddio! Ma quindi la rara. Cioè, qua se la rara era foil non sostituiva No, che la rara. Che tristezza! triste. Che brutto. Cos'è un Mortify. Mortify? Beh, quello più bello di questa rara. Girasonno. Con Arcaid, punire. Dai, voglio un'altra. Vortice cerebrale. Volevo una terra, ma Pesca un giocatore, non l'ho pesca due chiamata carte. Poi abbastanza. infligge a quel giocatore una montata di danni per il numero di carte che ha pescato in questo turno. Dai, che forte, sembra. Ci Dai, in alcuni sta. commander. Sì, tipo Nekusa o quella roba lì. Ma questa si è aperta da sotto. Si è aperta male. Rusalki, sempre la cosa di rabbia. Schiantare. Miasma sibilante, mi ricordo che me lo giocavano sempre contro. Che sim è gente simpatica. Trull Smisurante. assolutore foil. Tu togli solo te le foglie, neanche una. Io E bioplasma. Bioplasma. ho trovato Tiborei Che Lumia. cosa tenera! Sono bellissime. Abbiamo trovato solo roba Izzet. Abbiamo trovato Niv-Mizzet. Tutte le foglie sono Izzet. E La vabbè, era terra. un box Izzet. Tibor e Lumia carinissimi, basta. Mago umano. Andiamo avanti. Sì, diciamo che forse non. Allora. Legno stirpe. Wow, pietrificato. Ah, ma è già. Sì, vabbè. Quella non era male. Questa? Sì, era Non può fortina. essere neutralizzata. Costo 7, un 3-3. Con 6 di sangue X. X. Che entra con X segnalini pari al danno che è stato fatto in questo turno. Un'altra Protezione dagli elettrolisi. istantanei. Un'altra elettrolisi. Mago della Gilda Orzo, perché è Potenziale degli stupendo. istantanei. Ah, potenziale degli istantanei. Emrakul. Gigasonno. Gigasonno. Cremare. Anch'io per mare. Cos'è successo? Ho visto un. Furma spacca strade. Oh, una foil. Buonasera. Buonasera, Sir Waterfall. Ho Una trovato foil. sostenere l'attacco foil. E un Nephilim sbaffa inchiostro. Sbaffa inchiostro. Ogni qualvolta un giocatore gioca una magia istantanea o stregoneria, se il Nephilim sbaffa inchiostro è l'unico bersaglio di quella magia, copia la magia per ciascun'altra creatura che potrebbe esserne bersaglio. Ogni copia come bersaglio è una creatura diversa. Quanti Sì, lo so, i feels. feels, già. Lo so. Allora, beh, io continuo a sbagliare, aprirò la rara davanti, ma Tuffo nel il passato. ritorno paraelettrico alle armi. Oh, che cose carine. Cracca Izzet. Complimenti per la pagina Facebook, grazie mille. Grazie. Ragazzi, che ne pensate? È possibile una stampa Kitchen Finks e Choke su MM? Kitchen Finks può essere, Sì, secondo Kitchen me, Pink sì. perché non è ancora stata ristampata e perché il tema Ci multicolor ci sta. sta. Choke non lo so. Secondo me può, diciamo, secondo me devono anche ristampare Blood Moon. Però E se no, dicono, beh, anche secondo me. se è stato stampato in MM1, ricordiamoci che il Tarmo ci hanno Sì, provato anche Path to delle Exile è stato ristampato in MM1, per dire. volte. Quindi Quindi potrebbero anche farlo. E Choke, secondo me, ci sta se ristampano anche Blood Moon. E sì. secondo me è la seconda mitica Rossa. rossa. Secondo me sì, perché ci Nephilim sta. strega Inkmoth falci. Nexus, secondo me no, sempre per il fatto che è un tema multicolor. E quindi una terra che dà in colore non ti serve Grotta delle a niente. Grotta delle anime dipende. Se mettono un tribale di mezzo, sì. E se, anche perché è sempre. Perché comunque alcune cose devono pensare che siano giocate in draft. Esatto. Ok, ultima mia. Dominatore scolpito. Quando entra in gioco la creatura che tormenta viene messa in cimitero, ogni altra creatura diventa 1-1 fino alla fine del turno.
Ma tu hai trovato un altro Nephilim? Abbiamo trovato di tutti i Nephilim. Penso di sì, poi controlliamo. Mi dicono Un'altra mitica. terra. Non lo so, secondo me non mitica. Cos'è un notturio abissale? È Un quello. orrore, costo 3, costo 2, costo 3. Dico a volte un avversario, scarto una carta, prende più 2 e guadagna paura fino alla fine del turno. Lo gioco in Idris. Insomma. Veto dell'evocatore. Nomina una carta. Fino al tuo prossimo turno la carta nominata non può essere giocata e peschi. Non era brutta. No, no, Non me la meno ricordavo male. neanche come carta. Ma tu ne hai un sacco, ora te ne rubo. No, Sì, no, sì, no. sì. Le line verde. Stanno tornando a Lei in chiedere verde. line. Wow. Grotta, però, ha bisogno di una ristampa perché il prezzo è imbarazzante. Ma Esatto. guarda, un Sì, sacco. secondo me la ristampano quasi sicuramente. Però non Se ci saprei. basassimo sul prezzo imbarazzante ci sarebbero Secondo un me sacco di rara, cose. non rara Che mitica. Poi. bella Orzhova, la chiesa degli accordi. Bellissimo. Rosal chiustionata di Santini Bella. Foil. Giga sonno. Unire. Sporgenza, Basilica Ordov. Predatore sanguinario, un modico costo 8, come piace a me. 7-5, sacrifica una creatura, distruggi ogni creatura con lo stesso costo di mana convertito della creatura Io sacrificata. comincio ad avere dubbi per Liliana davvero. Ma no, la ristampano, impossibile. Non la possono non ristampare. Non Ma l'ha tu mai hai imbustato un ristampata. Ordov fighissimo. Sì, aiuto. L'ho già Scusami, la visto porto così. a casa. Mango. Baldore devastante, che forte. No, lascio perdere. Cremarico, questo qua l'abbiamo già visto. Andiamo veloci. E Veloci, veloci, veloci. il genio illuminato. Ogni magia istantanea della savoneria che giochi a replicare il costo di replica pari al suo costo di mana, che è quello che c'è sulla busta. Liliana, speriamo la ristampa che nel set standard, così scende nel set standard. Nel senso, Liliana del Velo non la ristamperanno in standard, secondo me. No, no, Non, impossibile. no, non ristampano mai lo stesso Planeswalker, a meno che non sia in un set base, e adesso i set base non li fanno più. Allora, Quindi. vediamo, vediamo i ley line, intanto che tu. E Io sbusto l'ultima. i Nephilim. Vediamo, solo per vedere. Veloci, veloci. Sole della selezione. Distrugge ogni creatura con questa mano convertito pari inferiore a 3. So. Solo Mi cose ci manca, mi piccole. sa, il ley line bianco. Sì, mi sa di sì. Questo. In mano. E basta. Almeno non vedo più buste piene. E niente, abbiamo finito anche di sbustare questo. Allora, Abbiamo abbiamo trovato 4 quattro Nephilim Nephilim su 5 e 4 ley line su 5. e due Shocklin Due su 3. share, sì, vai. Manca sempre uno. E poi cosine. Poi Beh, il dell'elettrolisi, il Pontefice Pontefice Orb, Orzo, Nip-Mizzet, Niv-Mizzet e Teyza, che comunque si giocano in Tibor e Commander, Lumia. e poco altro. Sì, insomma. Vabbè, Però è stato un bel tuffo nel ci siamo, passato. esatto, comunque ci siamo divertiti. Sempre è bello sbustare le Shockland sbustate, vere, sbustate vecchie, Sì. sbustate, e soprattutto le fumarie di vapore, perché sono quelle che ci piacciono di più. Eh A te piace di più. E sì, ma sono belle. lo so. Però io volevo quella Orzo. Niente, grazie Per per averci averci. fatto compagnia, per averci ascoltato e per aver partecipato così in così tanti. E Sì. adesso speriamo che da oggi riusciamo magari a fare una live a settimana, dato Dipende sempre da che, cosa c'è. Se beh, ci esce sì, la qualcosa. prossima potremmo parlare Ancora tutto di quello di Modern Modern Masters che è Master. uscito e se c'è qualcosa di Amonkhet. E poi con le prossime settimane vediamo, insomma. L'unica certezza di Amonkhet è che ci saranno le mummie e tanto Esatto, oro. le mummie, oro Oro, e oro, bolas, oro. forse. E Bolas. No, non E forse. sì, Cioè, e magari non in Amonkhet, ma in Ora della oh sì, Distruzione e Hour of Devastazione. Devastation, che non mi ricordo in italiano. E Quindi, quindi ciao a ciao. tutti, Ciao, ciao, ciao. grazie mille.
Tanto la nostra pagina sapete Quindi dov'è. ipotetiche speculazioni o Sì, altre cose, se idee, volete seguite, buttatele. seguite anche il canale YouTube che abbiamo fatto da un po', però ancora non ci sono tanti video, ma abbiamo intenzione di farne, anche e soprattutto continuare la cosa di Zendika. Quindi sì, una nuova linea ci sarà perché c'è Esatto. sia nel Blue Walker deck che quell'art meravigliosa con le mummie attorno che fa tanto sul Tai. Però e non è detto che ovviamente sia fighissima come linea del velo. Ciao Miranda e ciao a tutti. Sì, ci seguiamo. Sì. Sì. E benissimo. Adios. Adios.